Ciao a tutti! Siamo giunti alla sesta stagione del nostro e del vostro Intrighe e Passioni. Non vi resta che augurarvi una buona visione della prima puntata in anteprima mondiale. Vi ricordo che potete seguirci su YouTube, Instagram e su tutti i social. Buona visione! L'estate volge al termine. Spero che l'autunno mi riserva delle belle sorprese. Ma come sei poetica stasera, Carola? Come stai? Tutto bene? Oh, Madonna! Non si può stare un attimo in pace. Arrivita, Collins. È stata una giornata talmente stressante oggi. Quanti pazienti. Ho ascoltato i loro segreti, le loro paranoie. Volevo parlare con te oggi. Ancora? Sì. Ti volevo confidare un segreto. A me? Sì. Voglio che tu ascolti il mio segreto stasera. Ma non ti sembra che ti ho ascoltato abbastanza? No. E continui a combinare sempre guai, Collins. Vengo in pace. In pace? Io non in guerra? Ti voglio dire che io sono stato sposato. Io avevo una moglie. Una moglie e una donna come te. Un segreto. E cosa vuoi da me, scusa? Gliela hai raccontato alle altre donnine. Ricordati che c'è sempre un motivo perché io rivelo qualche cosa. È un segreto. Non ti credo, Collins. Però adesso questa donna non c'è più. L'hai fatta sparire, l'hai ammazzata questa donna, l'hai fatta fuori. Scusami, Carole, non ti tocco più, giuro. Però voglio che tu sappia che eravamo felici. Avevamo una bellissima casa, una bella casa. E adesso non c'è più, non c'è più, non c'è più, non c'è più, non c'è più. Dimmi. No, non c'è non più. Non ti allontanare. E dimmi cos'è successo proprio di questa casa, di tua moglie, adesso che mi hai rivelato questo segreto. Di che casa stai parlando? Oh, ma sei pazzo. Io non ti ho detto niente. Cosa vuoi dalla mia vita? Sei pazzo, Collins. Cosa vuoi? Come cosa voglio? Vieni qua, dove vai? Collins! Ma è matto? Mi ha detto che è della moglie di tutto questo. Ma è fuori testa? Ma sei sempre il solito. Collins! Ah, Collins. Per un momento ci avevo creduto. Ma anche tu hai dei segreti. E bene, bene, bene. Ma certo che la gente è proprio pazza, pazza. Avevo ragione a non fidarmi di lui. È arrivato buono buono a dire tutto. In un momento è cambiato, sì. E il suo modo di fare, una doppia personalità, Collins. Pazzo, come ti ho sempre definito. E beh, è ora che vado a casa. Si è fatto tardi e voglio solamente pensare a me stessa e dedicarmi tutto, sempre a me. Vado a farmi un giretto. Chissà se incontro l'uomo della mia vita sotto le ruote. Marc, grazie della serata. Oh, stasera ho veramente un mal di testa, mamma mia. Potevi inventartene un'altra. Che cosa? Ma veramente ho mal di testa! Hai qualcosa? Certo che ho qualcosa, giusto giusto per te. Dai, dammi qualcosa! Che cosa? Gli occhi e apri la bocca. Ah. Ingoia, ingoia. Ah. A casa, grazie. A casa?
No, no, non ci vengo a casa tua. Madonna mia. Ma dai, io pensavo che volesse andare a farti un trip. Un trip? No, io voglio farmi un trip come dico io. Vado a farmi un trip con la mia macchina. Vado dove mi porta lei. Scusa, mi dispiace, ma io adesso me ne devo proprio andare. Ti dispiace andartene anche tu? Perché io voglio essere libero! Libero, libero. Ma questa è pazza, gli è presa proprio male. Ciao, ciao. E non tornare più! Ma va. Mi scusi, posso? E ti sei già seduta, posso? È l'unico posto che è libero. E quindi? Io volevo stare da sola, non so se si è capito. Io ho bisogno di parlare con qualcuno. Ma ci conosciamo? Ma noi ci conosciamo. Sono Kerry. Elisabetta, ti offro tutto quello che vuoi di bere. Vabbè, se la metti su questo piano, allora io prendo un Manhattan. Okay. Uguale, adesso chiamo la Maria. Dimmi, dai, lo sai che non sono stupida. Che cosa mi devi dire? Che cosa ti affligge? Parla. Ma mi hanno lasciato nell'altare. Cosa ne pensi? Ah, questo sì che è uno scoop. Ne abbiamo da bere stasera? Ne hai da raccontarmi di cose? Altro che Manhattan. Sono distrutta, Elisabetta. Una stronza ha rovinato il mio matrimonio. Ah, donne, donne. Ma forse è meglio così, non credi? Vi volete sposare a tutti i costi, ma è meglio essere libere che mal accompagnate, indipendenti. Ma che cosa servono gli uomini? A niente. Non sei arrivata all'altare e già t'hanno fregato? Pensaci. Su col morale, dai. Tutto colpa di quella stronza. Non è colpa di quella stronza. È colpa vostra. Voi siete delle donne che pensate che per stare al mondo c'è bisogno di un uomo. Ma non servono a niente. Ma io ero innamorata, mi sapete. L'amore, l'amore. Elisabetta, io mi devo vendicare. Aiutami, come posso fare? Io mi devo vendicare. Non c'è, non, è più forte di me. Dammi un consiglio. Te lo do io un consiglio. Sai cosa devi fare? Stirala con la macchina, mettila sotto e hai risolto il problema. Dici? Sì, più semplice di così. Ehi, Luis, sono qui. Dovrei essere contento di vederti. Dai, Luis, non dirmi che te la sei presa. Ti ho messo di fronte alla realtà, dovresti ringraziarmi. Dai. Potevi dirmelo prima. Semplicemente potevi dirmelo prima. Io ho speso un sacco di soldi per quel cazzo di matrimonio di merda. Potevi dirmelo prima. Comunque non pensavo che ci tenessi così tanto. Mi ricordo che avevi un sacco di dubbi e non so, adesso che è tutto arrabbiato, ti ho messo di fronte alla realtà, semplice. Comunque adesso ti faccio vedere io. Senti, Melanie, non mi interessa, non è serata. Lasciamo stare. Va bene. Melanie, cosa vuoi fare? Vado a casa. Tanto vado a casa, è inutile che insisti. Vado a casa. Pianti. Volevo solo farti vedere la donna che meriteresti.
Ma ti ho smosso qualcosa, Luis? Guarda, ti do giusto 30 minuti per giustificarti. E poi basta. Ok, Luis. Sei tranquillo adesso, Luis? Ma che bello spettacolo, bravi! Bravi! Ecco quello che mancava. Lo spettacolo che facevi a casa mia. Scemonitemi, vestita pure come eri a casa mia. Non mi toccare. Forse è meglio, dottorino. Forse è meglio. Brian, dai, cosa c'è? Che succede? Non mi sento molto bene stasera, però vedere anche questa scena mi fa veramente schifo. Lascialo stare, lo devi lasciare stare, non fa per non te, iniziare. Non ha mai fatto per te. Sta guardando lo specchio. È soltanto sta guardando lo specchio. Sei soltanto guardando lo specchio. Sei soltanto poco di buono, dai. Devi venire via con me. Ho bisogno io di te oggi. Sì, io ho bisogno di te stasera. Dai, dipende da voi. Dai, vieni con me, basta. Tu vuoi finire male stasera, credimi. Non posso venire domani mattina magari, va bene? Domani mattina. Devo parlare con lui. No, questa volta vado via con lui. Questa volta non mi sta bene. Non mi sta bene un tuo deniego. Andiamo. Basta, vieni con me, no, le mani addosso. Vieni no, con me, ragazzi. Capito? Lasciami stare. Basta. Sempre così. Fermi. Ma io ho bisogno di te. Melanie, vieni qua. Per favore, Melanie. Ma lasciala stare. Melanie, vieni qua. Ma che succede? Oh mio Dio, ma che cosa è successo? Ah, oh mio Dio, ma chi è quel pazzo? Luis! Luis! Luis, ti prego rispondi! Melanie, ma come sta? Non lo è so. Vivo? No, Luis, ti devo dire, no, non puoi morire così! Lo devi sapere, io non c'entro niente con la morte di tua sorella, te lo giuro! Non c'entro assolutamente niente!